lì. Tu non esci mai da casa perché mai ti fai da sci. Cada lì. Sto morendo ma sta amore non mi fine che parte questa settimana una nuova rubrica della nostra trasmissione. Si tratta di speciale teatro. Seguiremo tutti quelli che sono gli appuntamenti del cartellone del Teatro Comunale di Mercato San Severino. Sono 10 gli appuntamenti e partiamo proprio da questa sera. Iniziamo con uno spettacolo straordinario. Si tratta di una prima nazionale, sarà Benedetto Casillo a portare in scena un omaggio a Nino Taranto. I papà nascono nell'armadio e adesso dietro di noi, alle nostre spalle, stanno facendo veramente gli ultimi preparativi prima che si alzi il sipario su questo spettacolo, per cui diamo loro l'opportunità di concludere le prove e poi dopo andremo a dare un'occhiata dietro le quinte. Qualche notte zitto zitto piano piano per gli umma 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 sagli in doppa quattro quattro mazza canne scevi in gumma umma 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 pizza casi carrette, casi non si vedo fum. Umma umma. Si c'è un goccio quattro d'una cammuina popoli. Si sente la ruscia. Sì, sì. Almeno male. Cada lì. E si trova a porta chiusa, sai che faccio vostra sì. Siamo riusciti a raggiungere Benedetto Casillo prima che inizi lo spettacolo. Allora, uno spettacolo che è un omaggio a Nino Taranto, però è anche un'occasione per festeggiare i tuoi 40 anni di carriera. Ah, si è saputo? Che bella cosa, sì sì. In questi giorni ho proprio compiuto 40 anni di palcoscenico ed è stata una bella esperienza. E per l'occasione, ma non solo per l'occasione, ho pensato di riportare in scena questo testo, anche perché quest'anno è anche il centenario della nascita del grande Nino Taranto e poi anche il centenario della nascita di Tarabusi, che è uno degli autori. È un testo non conosciutissimo, ma è stato uno dei cavalli di battaglia del grande maestro Nino Taranto. Ecco, se volessimo fare un po' tirare un po' le somme di questi 40 anni, più soddisfazioni o più delusioni? No, io sono felicissimo, anche perché quando ho cominciato non pensavo mai di cominciare. Io sono diventato attore perché volevo fare il calciatore. Stavo in un'associazione cattolica e giocavo a pallone, giocavo terzino. Però eri scarso, c'è un sacco di autorità e quindi mi cacciarono, no? Come tutti i ragazzini così hanno questo spirito di mettersi in mostra, un po' di essere esibizionisti, una cosa diciamo più che lecita, soprattutto a 14-15 anni, quindi volevo fare qualche cosa, mettermi al centro dell'attenzione, così salì su un palcoscenico di questa associazione, mi guardai allo specchio una sera, dopo aver indossato un costume e una parrucca, mi guardai e giurai a me stesso di non salire mai su un palcoscenico. Invece sono passato 40 anni sul palcoscenico, insomma mi ci ritrovo. Buonasera! Ah, è arrivato pure con Baglionze! Gesù, sei venuto un pochino prima! I funerali del pomeriggio erano di rito civile, così ho fatto accelerare la cerimonia. Don Ferdinando, come state? Non c'è male, grazie a voi! È come vuole il Signore, oggi ci siamo, domani chi lo sa, sta più allegra del solito! Teatro, ma anche film, anche cinema. Che differenze trovi tra l'uno e l'altro? Ma sono due forme di espressione completamente diverse, naturalmente. Il cinema è quello che poi resta un po' nel... non tanto nella memoria, perché c'è proprio qualche cosa di concreto, no? Tant'è vero che molti dei film che ho fatto, soprattutto quelli di Luciano De Crescenzo, sono un po' nelle case di tutti i napoletani, di gran parte dei napoletani. E quindi ecco, il cinema resta e diventa diciamo quasi una targa a tutto quello che hai fatto. Però il teatro ha un'emozione particolare.
Stasera poi, allora, è la mia prima nazionale, ho saputo che il teatro ha, anche stasera apre i battenti per la prima volta per questa stagione, quindi sono due prime, speriamo che due prime possano fare una bella somma importante. Io voglio adottare un padre. Cosicché quell'essere innocente di qui sopra... Sono io. E questo padre, diciamo così, putativo, chi sarebbe? E tu conosci? No, pure tu. Ma vi spiego. Allora sono arrivato all'età che tengo, senza legge, potrei scrivere un nome in quella casella del documento anagrafico che dice paternità, di. E tutto questo per me è stato sempre fondo di profonda amarezza e sofferenza. Ma mo basta, ho deciso di non soffrire più. Papà, io voglio un avvocato, io voglio un padre. Ebbene la rinascente. Ma che so, prendilo mamma. Non scherziamo. Tu parlavi dei film di De Crescenzo, sono stati quelli che poi alla fine ti hanno reso famoso più di altre cose? Ma sicuramente sì, e io devo ringraziare sempre Luciano perché lui all'epoca si è battuto per avere quel cast che poi ha scelto. Ricordo perfettamente che il produttore magari avrebbe voluto altri interpreti, cioè no, questi sono i miei interpreti e con loro vado avanti. E insomma lui ha avuto ragione, a noi ci ha fatto un bel regalo, noi lo ringraziamo e naturalmente questo ci è servito per farci conoscere un po' in tutta Italia e anche altrove. Quel film e quei film sono anche nelle case di tanti napoletani all'estero e questo è veramente per noi ancora un motivo di maggiore soddisfazione e poi bisogna lavorare sempre e comunque. Rossù, tra l'altro voi sapete un'altra cosa, sapete quanto costa un gran bico vaina? 2000 lire. 2000 lire, 200.000 lire. Salvatore. Sapete, 200.000 lire. Un grammo, colonnè, e tende sempre all'aumento. Ora dico io. Colonnè, morite si venera a chi dire mia moglie. Colonnè, mia moglie. Vabbè. No. Dove abito io, dalle parti mie, ai Ponti Rossi. Hai capito che voglio dire? Rossù, ci sta una femmina troppo bella. Natascia, tieni capito biondo, con 10.000 lire Natascia fa servizio completo, sopra e su. Boh, premessa che Natascia tiene due cizze tante, volesse girarsi giù da moderno, due punti, ne, strunze. A me? Non signore, allora, ma con 200.000 lire è meglio che ti mangi un gran bel cocaina o vado a fare un abbonamento completo a tua Natascia. Anche un libro? Sì, meno male che ce ne siamo ricordati all'ultimo a tutto, quasi in chiusura di intervista, sì. E questo è il mio secondo libro, dopo Comico Amaro, ho pubblicato proprio in questo periodo Allebbreca e Stufat, che significa all'epoca di questo fatto. Così cominciavano i racconti che ci facevano i nostri anziani quando non c'era la televisione. Quando non c'era la televisione, come vivevano le loro serate i ragazzi, gli scugnizzi napoletani come me? Attorno al fuoco in una sera ascoltando appunto questi racconti, racconti di religiosità popolare ma dei racconti di saggezza popolare. Ecco, io ho raccolto alcuni racconti molto molto diciamo carnali della nostra Napoli e le ho racchiusi in questo libro. Ma fa piacere veramente se qualcuno possa prenderlo e metterlo sul comodino, perché è come un bicchiere d'acqua in piena notte, no? Ti rinfresca tutto l'organismo, questo può rinfrescare l'anima. Ma come ti senti? Trasportiamolo a letto. Il trasporto lo faccio io. Vicino a me, per cortesia. Forse è meglio lasciare. Siamo a Mercato San Severino, un territorio che tu conosci. Mamma mia, perfettamente, io dico che il Salernitano è un po' la mia seconda patria, la mia seconda casa, sto benissimo qui. Davvero una serata straordinaria, un successo senza eguali, si è conclusa questa prima nazionale e anche il primo spettacolo di questa nuova stagione teatrale qui al Teatro Comunale di Mercato San Severino. Qual è il prossimo appuntamento e quando è il prossimo appuntamento? Allora, sicuramente ci possiamo ritenere soddisfatti di questo primo appuntamento, il primo dei 10 della stagione teatrale, in quanto abbiamo aperto con una prima nazionale, con un grande nome, Benedetto Casillo, che ha fatto un omaggio a Nino Taranto per i suoi 100 anni dalla nascita, per cui abbiamo avuto un grande successo sia per quanto riguarda gli abbonamenti che la
della vendita dei biglietti. Il prossimo appuntamento, a cui sicuramente ci sarà la stessa partecipazione, è Miseria e Nobiltà, quindi un classico, una commedia di Scarpetta, che viene interpretata da Francesco Paolo Antoni e Nando Paone. L'appuntamento è il 29 novembre, giovedì, quindi non questo, l'altro, vi aspettiamo.